umane. La notizia della morte di Giampaolo Giuliani all'Aquila si è diffusa in pochi minuti, lo conoscevano tutti, venuto alla ribalta delle cronache dopo il sisma del 2009. È morto a 75 anni dopo una malattia, ad annunciarlo è stata la Fondazione Giuliani che lui aveva creato e che lo aveva portato a confrontarsi con studiosi di fama mondiale. Giuliani ha dedicato la sua vita agli studi sui precursori sismici e sul radon. Ex tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario Laboratorio del Gran Sasso, è noto per le sue ricerche sulla possibilità di prevedere i terremoti. I suoi studi iniziarono ufficialmente nel 2000. Dopo il terremoto della Turchia nel 1999, quando inventò e realizzò un rilevatore. Giuliani ha fatto parlare di sé per aver scoperto un sistema di previsione dei terremoti, incoraggiato da molti e osteggiato da altri, basato su rilevatori di gas radon, un gas presente sulla crosta terrestre la cui concentrazione aumenterebbe, come sosteneva, quando si stanno per verificare dei terremoti. Il radon per lui agiva come precursore sismico, capace di intercettare il terremoto nel raggio di 80 km e almeno 6-24 ore prima del verificarsi dello stesso. Ironia della sorte, la terra ha tremato in Valle Peligna oggi, 3.3. Tanti lo ringraziano ancora perché nel 2009, stando ai racconti di tanti amici, riuscì ad allertare tante persone che riuscirono a mettersi in salvo. Le sue dichiarazioni lo portarono ad aspri scontri con la comunità scientifica italiana, con la Commissione Grandi Rischi che si riunì all'Aquila qualche giorno prima del terremoto e che è stata coinvolta poi nei lunghi processi post-sisma. Guido Bertolaso, allora capo della Protezione Civile, lo attaccò pubblicamente. Giampaolo Giuliani fu anche autore di un libro, L'Aquila 2009, La mia verità sul terremoto. Raccontò ai TG le anomalie che prima del sisma all'Aquila aveva riscontrato nelle sue tre stazioni. Giuliani fu denunciato per procurato allarme per la vicenda della Valle Peligna, ma la cosa si risolse con un'archiviazione e anche il Codacons, con il suo presidente, si schierò a fianco del ricercatore aquilano. È sempre rimasto fermo e coerente nelle sue posizioni, era una persona buona, mite, disponibile e legata alla famiglia. La mia ricerca salva vite umane, ha sempre detto, oggi tanti sui social lo ricordano, perché per tanti anni è sempre rimasto un punto di riferimento. Le reazioni sono state tante, compresa quella dell'ex sindaco Massimo Cialente, ma anche dell'onorevole Stefania Pezzopane, un sognatore che ha portato avanti il suo sogno, lasciando ora il testimone alla sua fondazione. Giampaolo era un uomo studioso, un appassionato di ricerca sui terremoti, un uomo che ha dato tutto alla sua fondazione, alla sua ricerca, ai famosi rivelatori, ai famosi PM4 che tutti ormai conoscono. Certamente non dobbiamo convincere nessuno della bontà di Giampaolo, che ha dedicato tutto se stesso a questa ricerca. Giampaolo era un uomo straordinario, un grande padre, un grande marito e un grande amico, e a noi della Fondazione ha donato tutto il suo sapere. Il suo sogno era realizzare un Early Warning System, cioè un allarme pre-terremoto, perché il suo sogno era che nessuno morisse più a causa del terremoto.